Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video dove parliamo un po' di manipolazione, andiamo un pochino più a vedere questo fenomeno. Perché? Perché la manipolazione non è nient'altro che l'arte, perché è proprio un'arte, se ci pensiamo bene, di usare le debolezze degli altri. Sappiamo benissimo che l'essere umano è influenzabile per natura, no? Non abbiamo bisogno ovviamente di un maestro della manipolazione affinché il nostro cervello creda o ceda a determinate emozioni, molto prima che di fronte alla logica e alla riflessione. È ovvio che ci sono due cose diverse, no? È diversa la persuasione dalla manipolazione, perché se io vado in un negozio di auto per comprare una macchina, sicuramente il venditore cercherà di persuadermi, ovviamente senza farmi del male, ma cercherà di persuadermi dicendo che il suo prodotto è migliore magari di quello che ho visto prima, che le sue condizioni sono migliori di quelle delle altre case costruttrici sul mercato e così via. Cercherà di persuadermi, se riuscirà a far leva su quelli che sono i miei bisogni, magari mi convincerà anche ad acquistare la macchina che lui sta vendendo nel migliore modo che lui cerca di espormi e secondo quelle che sono le cose che lui cercherà di propormi. Questa è una persuasione, è una lieve manipolazione, nel senso che va a incidere su alcuni nostri bisogni. Quindi tendenzialmente tutto ciò che va così, ad arricchire il nostro ego o a soddisfare i nostri bisogni ci porta ad accettare questa forma lieve o di persuasione o di manipolazione quotidiana, ovviamente, no? Quindi tante volte ci facciamo convincere dagli altri su determinate cose. È ovvio che poi si può arrivare, perché pure le persone lo fanno, ad una manipolazione perversa, no? Perché? Perché ci sono persone che usano quello che noi diciamo, i nostri bisogni, a loro vantaggio. Ecco che questi specialisti della simulazione dell'inganno usano le informazioni che noi stessi forniamo a loro poco per volta, no? Ciò che normalmente per una persona è normale, quindi scoprire un po' le proprie carte, raccontare un po' i propri punti deboli, i propri bisogni, in modo magari sincero e a volte andando anche nell'intimità, diventa per i manipolatori un asso nella manica. Quindi chi è un manipolatore è scaltro perché cerca di carpire informazioni alle altre persone che vuole manipolare, no? Cerca di scoprire quali sono i suoi punti deboli. Ecco perché i manipolatori hanno bisogno di controllare gli altri, quindi più informazioni riescono ad avere, meglio è, più riescono a gestire ovviamente le altre persone. Ecco perché tante volte sarebbe importante evitare di rivelare, soprattutto sui social, ciò che a noi manca, ciò che a noi serve, quali sono i nostri punti di debolezza, perché se noi andiamo a dire ciò che ci manca, ciò che desideriamo, saremo comunque alla mercé di chiunque, no? Non solo dei manipolatori, dei narcisisti patologici, ma anche dei cosiddetti sciacalli. È ovvio, no? Quante volte succede che la gente manifesta il fatto che ha dei problemi economici, gli mancano i soldi e arrivano i famosi strozzini. Mica sono narcisisti patologici o manipolatori, sono strozzini. Perché arrivano? Perché noi abbiamo manifestato ciò che ci mancava in quel momento, che erano i soldi. Ecco che soprattutto i manipolatori esperti usano ciò che noi abbiamo bisogno, quello che a noi manca, come punto di forza. Non solo, sono abili esploratori di quelle che sono le nostre insicurezze. Per esempio, se noi ci sentiamo impacciati nel fare qualcosa, abbiamo dubbi sulle nostre capacità, ci insegneranno e si accaniranno ovviamente sui nostri comportamenti più ridicoli in cambio magari del loro aiuto, magari in cambio di soldi, magari in cambio di prestazioni sessuali. Cercheranno di, ovviamente, di controllarci e diventare utili o fondamentali nella nostra
nel nostro caso, no? Per compensare quelli che sono i nostri punti deboli, le nostre debolezze. Quindi loro non è che agiscono tanto così solo perché è la loro struttura, agiscono perché noi gli abbiamo fornito le armi per agire. Noi gli abbiamo dato tutto quello che è l'elenco dei nostri bisogni, dei nostri punti deboli, di quelle che sono le nostre necessità. Gli abbiamo fornito tutte le armi possibili e immaginabili per spaccare il muro ed entrare dritti dentro di noi. Gli abbiamo aperto qualunque cosa, non ci sono più barriere di protezione. E più delle volte che rimane manipolato è inconsapevole di questa manipolazione. Quindi, soprattutto se noi abbiamo a che fare con manipolatori perversi, cadiamo in una rete da cui è difficile capire di essere caduti finché non ci devastano, e soprattutto è difficile accorgersi di quanto loro usano noi, i nostri punti deboli, i nostri bisogni per soddisfare il loro ego. Queste persone sono completamente prive di empatia, prive di scrupoli, quindi non fanno altro che usarci alla fine. Ma ricordiamoci sempre, come ho detto prima, che siamo stati noi a dare al manipolatore tutti gli strumenti per poterci manipolare. Infine, bisogna fare attenzione perché fra i manipolatori c'è un elemento che è molto, molto subdolo ed è l'eterna vittima. Colui che fa la vittima, quindi soffre di vittimismo cronico, crea attenzione, quindi così ci manipola in modo diverso. Ricordiamoci che è il più subdolo perché questo essere vittima, questo aver avuto un'infanzia catastrofica, avere sempre problemi con tizio, caio, sempronio, quindi con tutti, avere dei genitori disastrosi, una situazione lavorativa disastrosa, grandi problemi economici, cercano di impietosire la sua vittima, soprattutto per estorcere denaro, aiuti di vario genere, quindi a livello lavorativo, aiuti magari nell'aiutarlo a trovare la casa, a riparare la macchina senza pagare, quindi tutti gli aiuti possibili e immaginabili e soprattutto cercano di attirare l'attenzione dell'altro sesso e quindi di farsi consolare e così cercare anche di estorcere in modo subdolo soldi, sesso, qualunque altro tipo di aiuto, ovviamente. Non solo, queste persone sono subdole perché se noi non le aiutiamo, sono bravissime a farci sentire in colpa. Quindi dice, ecco, vedi, non sono riuscito a fare questo perché nessuno mi aiuta, tu non mi hai aiutato, non mi hai voluto aiutare, così continuo a avere la macchina rotta, ad esempio, continuo a non andare in ferie perché nessuno mi ospita, e quindi magari tu lo ospiti perché si insinua in te il senso di colpa e così via. Questi, chi fa la vittima cronica, è il manipolatore più subdolo di cui dobbiamo fare attenzione. Ma anche lì, se noi gli forniamo le armi per entrare e distruggere le nostre barriere, ecco che lui entra tranquillamente. Quindi dobbiamo imparare veramente a tutelarci, a prima conoscere le persone e in modo graduale capire se ha senso aprirsi, se può aver senso fidarsi di quella persona lì. Quindi evitiamo di dire soprattutto quali sono i nostri bisogni, quello che ci manca e quali sono i nostri punti deboli. Bene, spero di esservi stato utile anche questa volta. Sotto ovviamente trovate tutti i miei riferimenti. In caso di necessità non esitate a contattarmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!